Uno straordinario clarinettista milanese qui al Festival di Ascona, mi pare che sia il secondo anno, o sei venuto altre volte nel passato? Questo, no, diciamo a mio nome è il secondo anno, l'anno scorso sono suonato con Marcello Rosa e quest'anno con quello che è un po' il mio idolo di sempre, che è Gianni Sangiusti, insomma, e di conseguenza sono molto felice. Suoni da tantissimi anni, perché io mi ricordo che eri proprio ragazzino quando hai iniziato a suonare in giro nelle band milanesi. A quanti anni hai iniziato lo studio del clarinetto e quando hai iniziato a suonare in giro? Beh, dunque lo studio del clarinetto ho iniziato presto, avevo 10-11 anni, ho iniziato a suonare in giro diciamo a 18 anni. E, fra l'altro, una delle primissime cose che ho fatto in televisione è con te, perciò tu mi conosci da tanti anni. Sì. Senti, questo progetto è molto piacevole, questo dei due clarinetti, ma si ferma qua il numero dei clarinetti o hai in mente qualcosa d'altro? No, io ho in mente una cosa molto carina, secondo me forse anche inedita per quanto riguarda l'Italia, è un gruppo con quattro clarinetti, con degli arrangiamenti di Bob Wilber, repertorio di Benny Goodman, e spero di poterlo. Ci puoi anticipare qualche nome di clarinettisti? Ma io vorrei fare una cosa con dei clarinettisti italiani come Beppi D'Amato, Luca Velotti, e magari sarebbe bellissimo degli ospiti americani. Fantastico sarebbe con Bob Wilber o Antti Sarpila, non so. Bene, io te lo auguro, Alfredo, perché te lo meriti. Alfredo è un clarinettista straordinario e beh, comunque ti ascoltiamo e adesso faremo delle riprese per vedere il tuo gruppo, dove ospite anche Gianni Sangiusti. Ok, grazie. Grazie, ciao.